Gioia, signori, Rando qui con voi e quest'oggi siamo qui su The Walking Dead. L'ultima volta che avevamo giocato, ragazzi, eravamo rimasti che dovevamo andare a parlare con Kenny, che quando noi siamo andati via, nello scorso episodio, lui si è chiuso dentro lì e non è più voluto uscire. Io ci voglio parlare appunto per vedere che cosa fare. Mi avete detto subito, subito, nei commenti dello scorso episodio, che devo stare davvero, davvero attento a tutti i commenti, che a tutti... Sì, vabbè. Non ci fate caso, ragazzi, sono rincoglionito. Mi avete detto di stare molto molto attento a ciò che rispondo, ragazzi. Grazie che non mi spoilerate, anche se qualcuno c'ha quel vizio e si prende degli insulti, ha ragione. Chiunque lo insulti, perché gli spoiler sono brutti, perché io ho diritto di giocarlo, come tutti noi che guardiamo questa serie, di giocarlo col diritto di come avete fatto voi senza sapere cosa succede. Quindi adesso io voglio andare subito subito a vedere cosa dirà Kenny. Devo essere più deciso con lui, ma devo stare con lui fino alla fine, qualunque cosa succeda. Ok, andiamo ad aprire, raga. Apriamo e vediamo che cosa c'ha Kenny, ragazzi, è distrutto. Purtroppo gli è morta la fidanzata, la seconda persona, sua cara, gli è morta anche dopo il figlio. Diciamogli che siamo venuti a parlargli. I Devo stare wanted to molto check attento a on cosa you. gli dico perché Make veramente è sure you're okay. incazzato nero. You know what it feels like to get beaten almost to death. Peaceful. It feels peaceful. It was like I was floating away, watching the whole thing happen to me. And then I woke up again, and nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Duck, Katja, Sarita. No peace, no rest. Lasciamolo parlare, raga. The punches just keep coming. Si sfoga. Why the hell couldn't Carver have just finished me off? Obviously, I ain't helping anyone by being here. Non si sente un po' depresso, raga. That baby's almost here, and Rebecca needs your help. Yeah, I guess she does. Cerchiamo di farlo sentire un po' meno inutile. Now, don't worry yourself about this. It's nothing. Hadn't killed me yet, anyway. Maybe one of the others can look at it for you. Oh shit, does that mean what I think it does? What are we supposed to do? Cosa sta accadendo? We should see what's going on. The fuck? Già che non ci ha menato, ragazzi, è tanta roba. Kenny è un grande, veramente mi sono ricreduto. Confronto alla prima stagione lo insultavo in maniera pesantemente esagerata. Are you okay? How does it feel? It feels wet. That's how it feels. What's Eccolo lì. going on? Rebecca's water broke. Aia! Oh Christ. We should. Diciamo I don't che. know what we should do. Oh fuck. That means the baby's coming, right? Kenny, thank God. I think the baby's coming. What do we do? Dai, Hogan, eh? All right, give me a second. No way can Rebecca trap her like this. He's right. Cioè, She's sta gonna per make a lot of nascere. noise. They'll be able to smell her too. Now you got no choice but to lock Diamo down and ride it importanza un out. po' a Kenny, What raga. should we do first, Kenny? Dobbiamo renderlo importante, Kenny, che comunque si come sente on, una we gotta merda, mo. focus. Right, sorry. Clean water for one thing, and blankets. And we gotta get out of this damn cold too. That map shows a couple of buildings nearby. Maybe one of them could do the trick. Che se voce da nigga proprio, nigga, yoga, yo. The museum seems like it could be a good start. I'll go. Good idea. Mike, think you could go with her? Sure thing. I'll check the building by the river. Ok, ci stiamo dividendo per andare a trovare Kenny, coperta e acqua pulita, you giusto? stick with Rebecca and I will check the perimeter E for lui guarda il bombs. perimetro per i vaganti. Sarah? Sarah, Ah. you just stay here with Rebecca and Kenny, okay? Clem, I know it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mac a hand looking at the museum, but I was thinking, how do we know Jane ain't just gonna take off? Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? Pensa che scappi? You know, she Perché? doesn't seem to like being around people much. And she volunteered to head off awful fast. I guess it could be nothing. Diciamo che fino ad ora She's ci ha helped us aiutato. so far.
Yeah, no, you're right. Maybe it's nothing. Just something to think about. Okay, we're looking for warm blankets, clean water, disinfectant. That all sound right? Maybe I should go with Jane. Vado con Jane, ha ragione la tipa, non so perché. All right, everyone, you know what to do. Ok, dai, ho deciso di andare con Jane. Vediamo un po'. Speriamo sia la scelta giusta, perché comunque in ogni caso la situazione delicata è con Kenny che rimane qui, quindi poco pericolo c'è. Gli altri mi sembrano abbastanza stabili, lei da sola non mi piaceva molto come questione. Andiamo a vedere dov'è, cosa sta facendo, se è scappata o no. Ok, ho scoperto, guardatelo, che con Shift, appunto, nell'altro episodio ho scoperto che si può andare più veloci, quindi conviene. Ah no, è lì seduta. Sta facendo? Merenda? No, Oh, hey. Hey. Cosa stai facendo? What are you doing? Getting lost in thought. Not the safest habit to have these days. Era persa nei pensieri. It's sometimes good to have someone watching your back. Questo è vero. So, come on, partner. Let's go check out that deck. Lei ci sta insegnando un botto di cose. Comunque me l'avete detto anche nello scorso episodio, che l'avevo detto io nel video. Ci sta insegnando un botto di robe, tipo dare il calcio prima al... Trovo qualcosa, non hai un bel aspetto. Diciamo che non ha un bel aspetto. Ok. Huh? Well, yeah. But who is okay? Non ha tutti i torti. Let's just focus on this right now. Ah, e mi avete detto, perché io li leggo i commenti, ragazzi, lo sapete, no? Mi avete detto che anche lei non è la tipa, la tipa della prima stagione, quella lì, la ninja. Jane è un'altra. E comunque sembrava lei, quella col cappuccio. Chi c'è dalla prima stagione lo sa. Comunque, chi non l'ha vista, ragazzi, ed è curioso di sapere un po' com'è dall'inizio questo gioco, che è meraviglioso, vi consiglio di andare nella playlist che trovate sul canale della prima stagione, quando c'era il grande lì. Meno male, dai. Cerca di sfondare, che possiamo far nascere la bambina lì. Versatility is not overrated. You know, it wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. Cerca qualcosa di più grosso, digi. Mamma mia, che maialona. Andiamo a cercare qualcosa di più grosso per lei, che vuole qualcosa di più grosso. Vediamo se c'è dentro qualcosa nell'immondizia. Nella munnizza. Find anything? Not even trash. Nemmeno spazzatura, buono. Vediamo cosa c'è qua di bello. Un quadro, un disegno, cos'è sta roba qua? Bah, no, niente di utile. Andiamo di qui. Possiamo vedere, attenzione. I guess it's broken. Deve essere rotto, strano. Grafico informatico. Ow, shit. You okay? Yeah. I think I almost had it. Keep looking. Si è fatta male, ma io devo sta andando avanti, ma io devo continuare a cercare qualcosa di grosso. Il cannone, attenzione, un cannone. You think this thing still works? Check the muzzle, Napoleon. Guarda nella bocca, mo esplode. They fill them with cement so they're safe. Ah, per sicurezza li riempiono di cemento. Complimenti. Attenzione, questo cannocchiale funziona. There's some buildings across the river. I think I can see a church. The nearest river crossing is miles up. Rebecca wouldn't make it in her condition. Keep it in mind, though. Jane, there's someone coming toward us. Chi è? Oh my god, oh my god. Cosa sta per succedere, vi prego. Shit, shit, shit. Coming this way. Ma and who knows if he has friends nearby.
lo affrontiamo, dobbiamo capire chi è, metterci al sicuro. Non ho avuto una buona look at him. But we should scope him out and see what he's up to. I don't like having some stranger sneaking around so close to the others. Ah, okay. So, ma camminiamo male. Our plates with a baby coming. Last thing we need is someone telling their friends about the new easy targets. Vediamo se ci posso parlare. Maybe I can try talking to him. Good call. Perfetto. Shh. Hide now. Nascondino. Dietro il cannone. Vediamo cosa sta facendo. Attenzione. Parliamo. Hey. Manu. I'm just a kid. Please, don't hurt me. Ma è un semi Nutella. Who are you? No, 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 non sparare, I'm Arvo. Arvo? I'm going to go. I don't want to shoot. I don't want to shoot anyone. Especially маленькая девочка. Little girl. Ah, è russo. You don't have to shoot anyone. Just put the gun down. Back up. La proezza. La proezza. Clem, make sure he doesn't have any other weapons in there. Ma mo questo chi è? Ma da dove arriva? No, I have no more guns. I swear to we you. We just need. Ma ci sono pastiglie, kit medici. Wow. That's a serious stash of meds. È una scorta di medicinali. No, 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 no. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she's sick. The pain makes her cry and that makes those things come. Please. This medicine is vediamo perché sta nascondendo, perché non è che ci credo tanto. Why are you hiding it in the garbage? I need to keep it safe. Sister or not, we could really use that stuff. No, you are not nice people. You have already left me defenseless and now you take my sister's medicine? Ah, non mi fido di questo qua, raga. Hey, we've got people who are suffering. Who need this medicine? Luke's still a wreck after Carver's. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need that stuff. People are suffering just as much as yours. You are not special. No, la tengo, non mi interessa. I'm sorry, Arvo. We need these. Non so quanto fidarmi. You hadn't done this. Voi pentirà di questo. What are you doing? You don't have to do this. Just let me go. Jane, what are you doing? Don't you ever come around here again. Mamma mia. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Madonna, sei grezza, però almeno non l'ha ucciso. Can't believe I've gotten into this mess. Taking some stupid kid stuff. Like a bandit. We should go get everyone else. Andiamo a chiamare gli altri, non stia lì a mettere il dito nella piaga. Go non so neanche da quanto sto registrando. No, oh, lei cosa fa? Ok. Sì, ma la borsa, dov'è la borsa con le medicine? Luke. È pensierosa la nostra Nuti, dai. Non è mica la fine del mondo, non c'è mica un mondo post-apocalittico. I was just checking on Rebecca and Kenny. They said they hadn't heard from me in a while. I don't guess there'd be much, but Jane seems pretty resourceful. God knows. Abbiamo derubato un estraneo, diciamo la verità. Jane and I were trying to open the gift shop and a stranger showed up. He had a lot of medicine, so we took some. What?
You robbed him? Sì. Seriously. You stole meds from somebody. Rebecca needs them. I know, but where is this guy now? Jane took his gun and chased him off. Well, I guess Jane's really rubbed off on you. Is Jane still up there now? Yeah, she's trying to get the gift shop opened. You know, I can't figure her out. Non si fida. She really lays it on the line, but at the same time, she doesn't show you anything that counts. Non so cosa pensare, perché è una tipo un po' ambigua. She's strong, and she's been helping us, but she's cold. È vero. Maybe, but nobody's that cold. I'm definitely starting to think we might need to branch out. What do you mean? Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know? But when I look at Kenny now, he seems broken. Broken people get reckless. I know you got a history with him. Look, I think he's a good guy. Non dico niente. At least started as a good guy. But I just think he's had to take more than he can handle. I need to tell the others about the deck. Yeah, good. I will, I'll see you back there. Ragazzi, non parlo molto perché mi avete detto che a volte parlo troppo e rovino un po', diciamo, l'atmosfera che crea il gioco. Appunto, ci sono tanti dialoghi e io non penso che sia il modo migliore per parlarci sopra. What if something's wrong? Nothing's wrong. Babies know how to be born. Clementine. What'd you find? The building around back has an observation deck. Somewhere the baby will be safer? It's coming so much faster than I thought. I told you, you're getting yourself all worked up over nothing. It's high up, so it should be safe from walkers. Sounds good. As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go. Perfetto, appena tornano gli altri andremo. Hey, Clem. Dimmi, Rebecca. Glad you made it back safe. Ah, grazie. How are you feeling? Scared, and it hurts. Un poverino. I wish Alvin was here. Alvin would be really proud of you right now. You think so? Che giocone, raga. Che giocone. I hope you're right. I know it's a waste of time, but I can't stop thinking about things I should have said to him. Things I should have talked to him about. How am I ever going to do this without him? You're going to be a good mom. We sure have come a long way since we first met, huh? You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. Ah, oh shit. I got this. We ain't seen Mike or Bonnie in a while, and I'm not saying I don't trust them, but I'd appreciate it if you went and checked up on them. Yeah, go on ahead. I'll be fine. Ok ragazzi, questo mi sembra un buon punto dove interrompere l'episodio. Come sempre vi invito ragazzi a mettere un bel pollicione in su se vi è piaciuto il video, condividetelo che è il più gran regalo che potete fare, mettete un commentino per dire come sta andando la serie, vi invito anche ad andare in descrizione che ci sono dei link che vi portano alla mia pagina Facebook, seguitemi anche lì che faccio dei selfie random e tutto quanto. Quindi io non vi trito più, penso che per questo episodio possa bastare. Da The Walking Dead e da Random è tutto, enjoy ragazzi!